Però non scordarti di entrare a far parte dello stormo di pappagalli cliccando sul pulsante iscriviti e clicca sulla campanella per ricevere così novità del mio canale. Ah, e ovviamente lascia like a questo video. Ragazzi, è uscita la nuovissima felpa di Sbrizer ed è ritornata la felpa della Craft University, entrambe fino al 17 marzo, sotto i link in descrizione. Questa fogna puzza davvero tanto! Ha tanto le rivatele! Oddio, no! Ma io non ho capito come ti chiami! Come ti chiami tu? Mi chiamo Squalettino! Ti chiami Squalettino? Aspetta, non mi ricordo come siamo finiti qua sotto! E niente, scappavamo dalla pula perché... vabbè, avevamo rotto un vetro e siamo capitati qui. Lo sapevo, i televisori della Samsung lo sapevo che erano illegali. Mamma mia. Dobbiamo salire da questa porta. Ma che c'è qui? Solamente questo posto abbiamo. Oh! Oddio. E dove siamo? Oddio. Squaletto. Che cos'è questa cosa? È una casa. Oh mio Dio. Casa! Che bella! Ma non c'è niente! Ma già, non c'è niente, perché forse è ancora bisogna ridarla. Ma di chi è questa casa? Non c'è scritto niente. Un bagno! Un bagno? Come un bagno? Mamma! Che non c'è niente! Ci sono i tubi qui sotto! Ma non c'è niente! Non c'è neanche il bagno qua! Che cos'è un asilo? È sì. Una cosa dove praticamente la maestra ti insegna le lettere dell'alfabeto tipo A, B, D, F, H, L, capito? E poi i numeri tipo 1, 2, 27, 82 e insomma questi qua. Poi dove tu impari a fare insomma questi. Ah, ma il posto dove non c'è. Capito! No, aspetta! Incominciamo. Vabbè, iniziamo a costruire, dai! Allora, incominciamo a mettere il bagno, perché il bagno credo che sia la cosa fondamentale, giusto? Anche perché devo fare i pipì? Ecco, allora, non lo so, come... che cosa facciamo? Prendiamo il bagno? Allora, se tu clicchi ti dà un'opzione di tante cosine! Lo so, quale vuoi? Ci sono tre bagni, vieni qui, Scaretto! Vieni qui, scegli tu! Aspetta che ti conosco da poco, vediamo se hai dei gusti abbastanza buoni. Quali scegli tra questi tre? Al centro! Sì. Ok, vediamo se è comodo. Aspetta, no, non da sdraiare. Ok, no, vediamo. Ehi. Aspetta, questo è troppo duro. Questo è troppo cubettoso. Questo sì, questo è proprio quello giusto. Vai. Ok, dai. Lo metti Ale. Tu. Sì, metto io, dai, metti l'ultimo. Ok, fatto! Ok, qui mi sa che però qui? Dobbiamo metterci. Addio! No, attento, sali! Sali! Oh no! Oh no! Aspetta! No. Ok, perfetto, okay. Ti ho aiutato, sono bravo, ti ho dato la mano. Grazie, amico mio! Oh mio Dio, mi sa che nascerò... Aspetta, ma io qua... Che succede? Ma io controllo qui sotto, ma... No, niente. No, quello cresce col tempo. Ah, grazie. Ma grazie a cosa? Comunque, allora, dobbiamo mettere qua, mi spare... Sai, tipo quelli dove ti pulisci le mani, è così! Ah, sì! Pulisci le mani! I lavandini! Sì, i lavandini! Dato che noi siamo bossi, direi di metterli proprio a raso terra! Così almeno noi possiamo lavarci le mani senza mettere... Sei sicuro? Sì. E se passa uno più grande di noi?
No, tranquillo. Vabbè, sì, abbassa, si inchina. Questo è un asilo, non è una scuola superiore. Ok, uno, due. Mamma mia! Metti tu l'ultimo come ho fatto tu con me. Oh. Mettila tu. Ale! Bellissimo! Adesso, dato che è nei bagni, credo. Sì, mia mamma là. E qui sono lo che non so che fine fa. Comunque, Come praticamente. l'hai fatto? Dov'è la tua mamma? Non mi ricordo niente da quando sono Ma andata sei via. orfano? Non lo so, non lo so. Comunque, allora, quello che dobbiamo mettere sono i vetri. Mettili tu. Sono gli specchi, Dove li così quando tu metto? ti pulisci le mani puoi vedere se hai qualche. No, 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 no. Mettili sotto perché vedi che dobbiamo saltare. Mettili sotto. Ci possiamo vedere allo specchio. Siamo Sì. bellissimi. Vedi? Li Bellissimi. mettiamo così, almeno possiamo vederci mentre tipo che ne so, abbiamo un capello fuori posto e queste cose qui. Ok, e adesso l'unica cosa che manca al bagno, cosa sono secondo te? Esatto, no, le porte, dato che dobbiamo mettere per ogni bagno una porta. E anche quella, sì. Le metti tu? Va bene, Ok, quale metti tu. vuoi? Quelle che vuoi, cioè, non lo so, quali preferenze hai, non lo so. Io, secondo me, una cosa che dobbiamo fare al più presto, prima della parte interna, è il giardino. Il Va giardino. bene, Così metto facciamo le il parco. porte e arrivo. Sì, è il parco giochi. Va bene. Va bene. Ok, facciamo il parco giochi. Vieni qui, Che carino. aiutami a togliere tutte queste erbacce. Aspetta, siamo. No, 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 no. Non con le mani, ti graffi le mani. Usa questa, è molto più efficiente. Questa qua, tieni. Usa questa per togliere l'erbaccia. È molto più efficiente, guarda. Fidati, usala. Vedi? Non ti graffi le manine così, perché per togliere l'erba ti fai male. Grazie. Ok, i nostri progetti stanno procedendo alla grande. Adesso però dobbiamo solamente avere qualche idea. Oh no. Che è successo? Ho rotto un blocco. Ah, e come fai? Anche tu hai la forza bruta con il testosterone fra Sì. le Sì, tanto, tanto. Dai, mamma mi ha insegnato come farlo. Allora, bisogna tendere la mano verso il peperino e poi E cosa intendi per tuo testosterone? maschile, sono gli ormoni, non sono cose riguardanti quello che stai pensando Ah, tu. ah. Abbiamo capito che sei un tipo abbastanza perverso. Ehi! Non ho avuto affetto da piccolo! Allora Ma io non incomincio. sono. Vabbè. Oh no! Il mio testosterone, che fino a ieri pensavo che era il mio piperone. Ha spaccato tutto. Vieni qui, allora, incominciamo. Allora, mettiamo. Ah, avevi un blocco nella bocca? Hai fatto una voce stranissima. Adesso facciamo una cosa: io metto lo scivolo, tu l'altalena, va bene? Ok, allora io dove lo metto qua? Vediamo un po', lo metto qui. Oh, che carino! Allora io lo metterò qui. Ma non poi non andiamo a sbattere con la staccionata? È È secondo che vero. sta nello scivolo, Ok, ma aspettami. Esatto, così. Ok. sì, così ci sta molto meglio. Guarda, io una cosa che facevo molto da piccolo è salire qua sopra. Perché mi piace tanto. Salire qua sopra, Vai, vai, vai. non dalle scale. Le scale è troppo mainstream. Saliamo da qui. E Va bene. poi sali qua. Oh mio Dio, guarda, hai visto che trick che ho fatto? Mamma mia, aspetta pure io. Attento! Oh mio Dio, non ti sei fatto male? Ok, perfetto. Meno male. Mia madre mi ha Ok. dato la vitamina C da piccolo e mi faceva la pasta. Bello, quindi ti ha dato tante carote da piccolo. Sì. Beh, aspetta. Sì. Aspetta, le carote sono di Sì. vitamina D o C? Vabbè, comunque, Non lo sono. so. Vabbè, comunque. Allora, adesso qualcos'altro. Vedi che cosa possiamo mettere qui fuori. Mia madre era fissata con le banane, però non gli piaceva il potassio. La stessa identica cosa fra le mani. Oddio! Pensiamo alla stessa cosa.
Facciamo i tavolini per giocare! Esatto, i tavolini per giocare, sono quelli basici dovrebbero essere. Vedi? Vediamo questo qui. No, questo è troppo grosso. Troppo devo grande. Mettere tavoli piccoli per i nostri piedini. Tipo questo. Ma non c'è. Esatto! Oh, oh, oh! È fatto. Che carino! È ottimo questo, sì. È proprio buono. Ok, allora ci mettiamo. Non lo so, quanto ne metti? E li metti tu questi. Va bene, li metto io. Tu pensa a mettere i giocattoli. Ok, anzi, no, se non cosa facciamo una cosa utile. Mettiamo un orologio. Lo mettiamo. Lo mettiamo qua. Oppure no, lo mettiamo qui. Qui ci sta meglio, molto meglio. Ma tu lo sai l'orologio come si conta? Oddio, dove? Ah, eccolo. Allora, se non sbaglio, la freccetta in alto indica mezzogiorno e invece quello in basso indica mezzanotte. Mezzanotte. Sei sicuro? Non mi ricordo, però credo che indichi mezzanotte. E vabbè, dai, poi ce lo facciamo spiegare dalla professoressa, perché ho capito che questo è un asilo, ma non è stato mai finito. Esatto, siamo arrivati in anticipo. Esatto, speriamo che però la nostra maestra si fa giocare e non ci mette in punizione. Esatto, no, io in punizione non ci voglio andare completamente. Guarda, allora, ci sono questa coppietta qua che si sta baciando. Oh, guarda che carini che sono. Che carini. Però con quale fisico quel cuore sta lì in piedi? Non lo so. Se è un... Siamo su Minecraft. Dovrebbe... Giusto. Però sai una cosa. Si sa bene che sono. Mi mancano i tuoi genitori. No, a me non manca il migliore. Ma sei tu il mio migliore amico della vita. E speriamo che ci saranno anche altri amici che potranno starci con noi. Io mi sa che mi addormento solo di questi tavoli perché veramente sto morendo le sonno. Oh, amico mio, ci vediamo domani. Buonanotte.